Ma davvero il nostro tempo vale così poco? Se solo ci ricordassimo che non vivremo per sempre, smetteremmo di cambiare il nostro tempo per denaro in questo modo così malato. Perché mi sono trasferito in Thailandia? Allora, lo so, vi aspettate una risposta secca e rapida, ma purtroppo non posso farlo. Mi sarebbe piaciuto essere ricco, svegliarmi una mattina e prendere una decisione così folle, ma non è stato così. La decisione di lasciare l'Italia è il frutto di una serie di delusioni e la presa di consapevolezza che potremmo non esserci più dall'oggi al domani e quindi non possiamo essere felici solo il weekend, ma dobbiamo lavorare per esserlo ogni giorno. Tutto è partito da una decisione, volevo andare via da Roma. Roma mi ha dato molte possibilità a livello lavorativo e infatti con molta determinazione e forza di volontà sono riuscito ad ottenere dei buoni risultati. Quando ho raggiunto l'età di 30 anni mi stavo rendendo conto che non ero più felice a Roma. Si respira un'aria di insoddisfazione generale. Le persone sembra che non abbiano mai tempo per fare le cose, si va sempre di fretta e c'era una specie di propensione alla lite. Per fare qualche esempio, molte volte sono stato bloccato da auto parcheggiate in doppia fila per decine di minuti e ogni volta il proprietario del mezzo veniva a spostarla con un atteggiamento da strafottente, quasi infastidito. Per me questa è follia in un paese civile. Altro esempio, quasi ogni giorno facendo la fila al bar o supermercato venivo superato da persone che facevano finta di non vedermi. Questa cosa mi mandava proprio fuori giri. Per non parlare dell'amministrazione, quando dovevo andare al comune a ritirare qualche certificato, se non avevo qualche amico a cui elemosinare quello che mi spettava di diritto, rischiavo di aspettare mesi. Insomma, tante piccole cose che ti prosciugano tutte le energie positive. Infatti a Roma non si ride, fateci caso. Mi capita spesso di osservare le persone. Corrono tutti guardando per terra o il proprio telefono, senza accennare un mezzo sorriso. Anzi, sembrano tristi o arrabbiati. Quindi avevo deciso di delegare la gestione dell'agenzia immobiliare e andare via. Ancora non sapevo dove. Via da Roma, ma anche dall'Italia. Negli stessi anni in cui Roma iniziava a starmi stretto, ho subito dei torti che mi hanno messo veramente KO a livello finanziario. Quando avevo 5 anni ho perso mio padre in un incidente stradale e da allora fino ad oggi stiamo pagando le conseguenze di alcune truffe immobiliari e finanziarie che alcuni soggetti hanno compiuto nei confronti di mia mamma e dei suoi 4 figli, allora tutti minorenni. Il tribunale ci ha dato ragione. Ma alcuni reati per cui siamo parte lesa e quindi creditori sono andati in prescrizione perché il tribunale ha impiegato troppo tempo per darci ragione. Assurdo. Altre sentenze a nostro favore sono solo dei pezzi di carta da incorniciare in quanto il debitore non è nulla tenente. Quindi nonostante abbiamo vinto tutte le cause, non solo non recupereremo più quello che ci hanno tolto, ma abbiamo perso anche i soldi degli avvocati. Oltre il danno, la beffa. Questo è un paese civile? No. Quindi, via da Roma e via dall'Italia. Metabolizzare la possibilità di andare fuori dall'Italia. Nel dicembre 2017 sono venuto in vacanza in Thailandia con un amico. Avevo proprio la necessità di staccare dalla solita routine. E nonostante avessi il terrore di volare, sono andato in farmacia a prendere dei calmanti per il volo ed ho prenotato l'aereo. Appena sono uscito dall'aeroporto di Bangkok è stato un colpo di fulmine. No, non lo posso spiegare, già l'amavo, ma poteva essere l'entusiasmo della novità. Ovviamente ancora non lo immaginavo nemmeno di poterci venire a vivere. Era magica, ma allo stesso tempo era un altro mondo rispetto al nostro. Da allora sarei tornato altre 4 volte per girarle lungo e largo. E ogni volta che tornavo in Italia mi sembrava di aver sognato. I viaggi in Thailandia hanno sempre qualcosa di mistico. Valutazione di altre mete. Quando ho dato per possibile la possibilità di andare a vivere lontano dall'Italia, non mi sono dato nessun limite. Ho iniziato a viaggiare nei posti che mi ispiravano di più, come Miami, San Francisco, Belgio, Amsterdam, Menton in Francia, Vietnam, Cambogia, Laos, Singapore, Malesia e tanti altri bei posti. Volete sapere cosa facevo in quei posti?
andavo alla ricerca di ristoranti e massaggi thailandesi. Mi mancava la magia thai. A questo punto mi sono detto che forse il mio cuore aveva già deciso. Subentro di pensieri negativi. Ma se vado via, come faccio con la mia famiglia di origine? Dal vederli ogni giorno passerei a starci assieme forse qualche settimana all'anno. Questo non mi piaceva un granché, quindi ho proposto a mia mamma, ormai pensionata, e ad uno dei miei fratelli di seguirmi. O meglio, di fare un test. Incredibile ma vero, avevano accettato. Eravamo nel cuore della pandemia, ma non potevo aspettare, il ferro va battuto finché è caldo. Quindi, nonostante le enormi difficoltà per partire in quel momento di coprifuoco mondiale, ho preparato una quantità infinita di documenti e ho accettato l'idea di fare 14 giorni di quarantena e siamo partiti. Praticamente in Thailandia c'eravamo solo noi. Nonostante gli innumerevoli rischi che ci siamo accollati, il test è andato bene. Mia mamma e mio fratello, con la compagna del piccolo Leo, hanno deciso che si poteva tornare a fare un altro test, ma questa volta di 6 mesi. Adesso posso dire che non è più un test, il piccolo Leo va a scuola qui a Phuket perché ormai vivono dai 6 agli 8 mesi l'anno. Ecco il giorno storico, la prima uscita di scuola in Asia, in Thailandia per Leonardo. Devo solo sapere, ti è piaciuto il tuo primo giorno di scuola in Asia o no? La forza della natura. Qui in Thailandia è possibile fare il bagno tutto l'anno in spiagge da sogno, piene di palme di cocco. Ho sempre sognato una vita del genere, un po' tutti, dopo tanto stress e duro lavoro, amiamo premiarci con una bella vacanza in qualche isola da cartolina. E l'idea di venirci a vivere mi dava l'idea di vivere in vacanza ogni giorno dell'anno, eliminando lo stress del lunedì, per intenderci. Oltre alle spiagge mozzafiato, più o meno ovunque sono circondato da una natura meravigliosa ed in piena salute, ed incredibile come sia in grado di rendermi felice. A Roma soffrivo moltissimo la mancanza di verde, la maggior parte del mio tempo la passavo chiuso dentro un ufficio e l'unico giorno a disposizione per godermi un po' di natura era la domenica, ma per farlo magari dovevo farmi ore di traffico. Ma davvero il nostro tempo vale così poco? Ovviamente no. Perché rimandare la felicità quando possiamo essere felici ogni giorno? Se solo ci ricordassimo che non vivremo per sempre, smetteremmo di cambiare il nostro tempo per denaro in questo modo così malato. Il paese del sorriso. La Thailandia viene definito il paese del sorriso. Sì, in alcuni posti super turistici il sorriso potrebbe essere meno autentico, ma in generale posso dire che è vero. Se camminando per strada mi capita di incrociare lo sguardo di un thailandese, stai sicuro che non si girerà dall'altra parte, ma accenderà un sorriso. Questo accade ogni giorno e vi assicuro che in un anno riesci a cambiarti, in meglio. Questa atmosfera di pace ti contagia e il corpo inizia a viaggiare alla stessa velocità dell'anima, rendendoti veramente grato alla vita. Spero che sia stato in grado di spiegare al meglio i motivi che mi hanno portato dall'altra parte del mondo. So che molti di voi, per motivi diversi, sono insoddisfatti della propria vita e in qualche modo vorrebbero cambiare qualcosa. Vi consiglio di non arrendervi, cercate di capire cosa vi rende felici e una volta che l'avete capito, siate determinati e costanti per il raggiungimento dell'obiettivo. Non ascoltate per nessun motivo chi vi dice che non è possibile, ci sono tanti falliti in giro che vogliono ostacolare le persone piene di vita. Grazie per il vostro tempo, buona vita, ciao!